Bentornati in questo terzo episodio del tour di Federico e Giacomo, due amici quattro ruote. Ciao. Ciao ragazzi, come va? Ciao. Bene, molto bene, dai. Molto bene. Adesso che oggi pomeriggio. No, bene, bene. Oggi ci siamo presi più con calma. Quanti chilometri avete fatto? Esatto. 75. Devo ancora guardare. Sì, più o meno. Ma oggi era previsto un po' più con calma, perché c'era Firenze e dopo sei un po' in mezzo al verde. Quindi ci fermiamo Firenze, cogliamo l'occasione di visitare, siccome abbiamo spinto bene gli altri giorni. Esatto, fatto bene. La posta di ieri. Ci siamo concessi una giornata un po' off quasi. Beh, direi. Comunque col conteggio siete giusti, no? Cioè... abbiamo fatto un conteggio prima... Adesso non facciamo spoiler perché esatto. Non diciamo robe che magari dopo non si vedono. siete in marcia, giusti comunque. In carreggiata. Sì, siamo giusti. Com'è stato fare gli Appennini oggi? Perché avete fatto quel pezzo lì oggi, giusto? No, ieri. Cioè, ieri. Oggi siamo arrivati a Pistoia dopo un'ora e mezza di strada. Quindi abbiamo fatto tutti gli Appennini ieri in giornata. Ah, ok. Sì, ma stamattina avevamo ancora 35 km prima di Pistoia. Sì, avevamo l'ultimo pezzettino. 25 di continuo saliscendi. Poi invece è tutto in piano. Sì, ma non era niente rispetto a ieri. Beh, sì, abbiamo beccato un vento contrario assurdo. Sì, aspetta, partendo da stamattina siamo partiti con la pioggia. Con la pioggia e il vento siamo partiti. Che ieri avevo visto sul meteo, ho detto vabbè, alle 10 si schiarisce lì dove eravamo a Porretto, non mi ricordo come si chiama. Alle 10 si schiarisce, dopo c'è sole nuvoloso. È fatto tutta mattina fino a Pistoia. Fino a Pistoia, quindi tipo 10:30. E appena abbiamo scollinato e abbiamo fatto la discesa, tra l'altro abbiamo toccato i 5... No, abbiamo fatto i 47, ieri abbiamo fatto i 51. Che boia! Abbiamo volato i freni. Sì, con quelle bici, poi con le tende. Infatti. Senti che spingi, c'è un bel carico. Però, no. Ma adesso siete in centro a Firenze? Sì, adesso. Siamo proprio in centro, c'è Piazza Duomo. Ah, beh, non male. Più vicino sarà Duomo. Là c'è lì dietro c'è il Duomo, tipo. Bello. Adesso siamo qua. Bello. Com'è? C'è gente in giro lì? Ma in questa piazzetta in realtà no, ci siamo messi apposta qui perché non ce n'era. Comunque, però ce n'è abbastanza. Sì, c'è gente, ce n'è di gente. Cioè rispetto al periodo ce n'è di gente. Sì, sì. Metti che l'estate scorsa ce n'era il triplo. Beh, il campeggio che abbiamo trovato è pieno. Sì, è pieno. No. Infatti quello volevo chiedervi, siete in campeggio oggi? Sì, aspetta, perché ci siamo presi un po'... Sì. Infioccata oggi. Siamo arrivati su a Piazzale San Raffaele. Non so se avete presente. Cioè, sarà che eravamo morti perché abbiamo fatto da Pistoia a Firenze uno stradone dritto, sono 35 km. Con vento contro. Raffiche tipo a 30 km orari. Cioè, era una cosa, insomma, le gambe che avevano i crampi. Guarda, è stato infinito. Poi le borracce... Abbiamo fatto gli ultimi 20 km senza acqua, senza zero. Beh, dai. Non riuscivo neanche a... Vai. Siamo arrivati, ho detto, beh, c'è l'hotel, un camping. Tra l'altro non ce ne sono tantissimi. No, ce ne sono. Ce ne sono, però, è che era in centro, abbiamo visto. Però ce ne sono tanti fuori. Ah, ok. Un po' spersi. Ho detto, prendiamo uno in centro, siamo qua. Se vogliamo muoverci, vedere la città. Siamo andati su Piazza Raffaele, che è tipo dove fanno le cartoline di Venezia, per farvi capire. Di Firenze. Sì, di Venezia. Questi sono i 300 chilometri. La Fiorentina esatto. Che deve ancora andare in circo. Adesso siamo andati su, era 100 metri da quel piazzale lì, arriviamo lì, è abbandonato. Ho detto, no vecchio, non è possibile. C'era il cartello e ci siamo spostati a 5 km da qua. E prendi, sì. Vai giù, strada. Siamo arrivati, figo, perché è figo come posto. Il posto è figo, è che è un po' fuori,
Infatti siamo venuti qua con la navetta e per tornare pigliamo il taxi. Il taxi? Sì, cosa saranno? 7-8 chilometri. Però no, è un po' fuori. È un po' fuori. Oggi abbiamo fatto Firenze in bici comunque. Sì, l'abbiamo passata tutta. Senza volerlo. Ah. Beh, quando eravate a... ho visto che siete passati da... aspetta, avete fatto Prato? Eravate a Prato? Eh? Eravate a Prato oggi? Ci siamo passati, ma in realtà sono in provincia, non abbiamo fatto il centro. Fuori. E noi abbiamo nostra zia lì, infatti volevo scriverti... Se vuoi la contattiamo, che dormite lì. Eh sì, è vero. Prato, Pistoia. Sì. Eh sì, abita lì. La zona lì. Sono tutte attaccate, in 30 km le fai tutte. Sì, quello è vero, perché infatti lì sono tutte abbastanza vicine. Cioè, Prato l'abbiamo fatta in 20 minuti. Sì, sì. Esatto. Ma sensazioni post mega tirata di ieri? Cioè, oggi come erano le gambe? Adesso... Allora... Le senti un po' pesanti ancora. Stamattina siamo partiti e erano belle gonfie. Esatto. E belle anche gonfie. Verso la fine. Acqua finita. Quello? Vento contro. E lì le senti tutte. Sì, beh, abbiamo recuperato i liquidi che non abbiamo bevuto oggi, perché a cena abbiamo bevuto... A cena siamo fatti fuori 5 bottiglie d'acqua. Stavolta è stato malissimo. Non avete bevuto vino, però avete davvero con l'acqua. Infatti, tra l'altro, ci ha fatto lo sconto di 20 euro. Solo acqua avete bevuto. Abbiamo mangiato un anno fa. Stasera la cena. Stasera abbiamo dovevamo recuperare. Ci sta. Da domani fino a infatti, a Roma. Ditelo qua cosa avete mangiato. Cioè, ci sono trattati abbiamo bene. Mangiato il gran... Come cazzo si chiama? Il gran... Un tagliere abbiamo mangiato. Il gran tagliere si chiamava. Che era tipo salumi di cinghiale. Sì, misto a tutta roba della zona. Tipo salumi di cinghiale, tanta roba. Tutto vegano, quindi. E la burrata, la burrata col tartufo. Ma... vabbè. Infatti re praticamente. Ci sono arrivate anche due bruschette. Due bruschette con... C'era l'olio, wow. C'era una col fegato. Forse il patè di fegato. Che a me è piaciuto un po'. Io non l'ho mai mangiato il fegato. Però... Il fegato non mi piace. Buonissimo, ricco di ferro. Il patè di fegato. Poi serve... Dopo un chilo e due di fiorentina, neanche visto, sinceramente. Cioè, non ero sazio alla fine. E quindi dolcetto. Dolcetto. E quindi 8 litri d'acqua. Esatto. No, è venuta la tipa, ha detto, volete un dolcetto? Volete andarvene? Se me lo chiedi così. Fatto bene. Perché anche oggi avete saltato il pranzo, quindi. Cioè, non avete fatto il pranzo. No, in realtà oggi siamo fermati. A Pistoia, tra l'altro. Sì, in una seduti, abbiamo preso delle schiacciate. Cioè avete mangiato qualcosa. No, ma non è che per mangiare, mangiamo. Sì, è che mangiamo... Bruci tanto, ma mangiamo anche più volte al giorno. Tipo, oggi ci fermiamo a mangiare barrette, la frutta che ci mettiamo. Non è che... C'è il pranzo, cioè sì, non è che vi siete. Tipo ieri cosa avevamo pranzato alle 11? Sì, in realtà questo era il primo pranzo vero e proprio. Poi al massimo ti fai che so un panino e poi ti mangi un frutto e delle barrette. Sì, è l'unica. In strada vai, ti prendi un gel. C'è Caseres. Ma va? inquadralo, chiedi se vuole partecipare al podcast. Chi è che c'è? Calciatore. Dai, gira la... Vai, Fede, vai. Scusa, posso chiederti di salutare i miei amici? Ciao. Attenzione, Caceres, ciao, grande. Bene. Saluto. Grazie. Ciao. Grazie. Grandissimo! Pazzesco, sei un grande. Potevi dire saluta Podcast Lab. Ma no, potevi dire che mi ciao. Ci segui. Vabbè. Pazzesco, oh. Grandissimo. Beh, che dire. Basta, concludiamo da qua.
Fine, va bene così. Domani non niente spoiler di domani, piccola anticipazione magari, poi qualcosa. Ancora salita forse domani. Sì, probabilmente sarà in mezzo alle colline. Adesso non sarà tosta come ieri, spero. Ma prevedete di fare più di oggi domani? Sì, domani sì. Va bene, dai. Bello, non vedo l'ora di vedervi domani. Domani ci riaggiorniamo. Com'è Fede, sei scottato ancora o ti è passata? Abbiamo finito un barattolino di crema e sì, ne abbiamo preso un'altra. Abbiamo preso una nuova. Ma no, non mi faccio più... No, ma comunque è già meglio. Posso... Si vede ancora molto, però è meglio. No, c'ho il dietro spalla un po' bruciato. Sì. Passa. Sembrava la parte dentro della Fiorentina, più o meno. Cottura va bene, media. Raga. Buona serata. Bene. Grazie. Ci sentiamo domani, no, allora. Buonanotte, sì. Vabbè, buon rientro in campeggio. Dai, ci sentiamo domani. Sì. Yes. Ciao. Ciao. Ciao.